uno dei temi chiave della piattaforma che da tempo, da anni, come sindacati portate avanti sul territorio è quello delle tariffe. Intanto già dei risultati concreti sono stati ottenuti sul fronte dell'energia, in particolare un accordo con Ascotrade ormai consolidato. Sì, sicuramente l'obiettivo che ci siamo posti e che ci poniamo anche nel 2017 è quello di affrontare le due utility riguardanti il trasporto e i rifiuti della nettezza urbana, perché mentre per le altre tre, l'acqua, il gas, siamo riusciti a fare importanti accordi, ecco, quest'anno vedremo di poter fare questo anche per le altre due utility, le altre due società. Molti comuni fanno avanzo di bilancio. Siccome l'avanzo di bilancio va nel patto di stabilità e quindi resta bloccato dallo Stato, noi gli abbiamo detto che piuttosto che fare avanzo è meglio ridurre le tasse ai cittadini, cominciando a fare l'esenzione dell'addizionale comunale sui redditi più bassi. Spresiano ha colto questa opportunità, ma ci sono altri comuni che si sono impegnati a farlo quest'anno. Ricordo Conegliano, Montebelluna, quindi comuni grossi, altri comuni del quartiere del Piave, ma anche nella zona del Montello, ma anche qui nell'area trevigiana. Quindi quest'anno vorremmo nella contrattazione sociale raggiungere questi obiettivi, sono importanti. L'altro obiettivo è quello che non ci possono essere diversità di tassazione tra comune e diversità di servizi. Magari, come abbiamo visto in molti casi, nei comuni piccoli ci sono maggiori tasse e minori servizi. Quindi trovare punti di omogeneità è la sfida che poniamo ai sindaci, perché così diamo una risposta al benessere dei cittadini e garantiamo anche la coesione sociale. Dove possono trovare le risorse per finanziare queste esenzioni i comuni? Beh, innanzitutto facendo delle verifiche in tempo reale tra quanto accertato e quanto riscosso rispetto ai tributi comunali, perché abbiamo visto che ci sono comuni virtuosi, cioè che riescono a incassare più del 95% di quanto accertato, ci sono comuni che invece si fermano al 60-65%, e quindi c'è un margine di maggiori entrate che potrebbero essere distribuite per fare appunto più servizi e rendere omogenei gli interventi. E l'altro è quello che tutti i comuni facciano l'accordo con le agenzie delle entrate e la Guardia di Finanza, facendo segnalazioni su tutto quello che si ravvisa nel territorio possa essere dentro a una logica di evasione contributiva o evasione fiscale, anche perché noi abbiamo verificato i dati delle dichiarazioni e sostanzialmente nella provincia di Treviso meno del 3% della popolazione indica un reddito superiore ai 75.000 euro lordi. Credo che appunto guardando complessivamente il livello di benessere che c'è, siano pochi, vuol dire che ci sono persone che prendono più redditi e non li dichiarano tutti, e questo non va bene, perché poi alla fine chi non può evadere e eludere il fisco deve pagare le tasse anche per chi lo fa, e non è corretto. Questo è l'altro impegno che chiediamo ai sindaci. Chi ha cominciato a farlo ha visto dei risultati, e non si tratta, come si dice, di andare a colpevolizzare qualcuno, si tratta di far passare la cultura che noi abbiamo chiamata fedeltà fiscale. E poi se uno è anche fedele fiscale è giusto che abbia i servizi corrispettivi.